Progetto fatto da Daniel per la torre di spaghetti e marshmallow. Allora, qui abbiamo Bene. un'introduzione dove spiega l'esperimento. Poi qua passiamo all'ipotesi dove faccio delle normali domande su come riesco a vincere questa Ah sì, perché competizione. era una gara. Eh sì, era una gara. Ok. Allora, questo qua è un PowerPoint che ho fatto io e la cosa interessante di questo PowerPoint è che queste strutture qua non le ho prese da internet, ma le ho fatte io uno a uno con il programma PowerPoint, mettendo le linee una a una con il mouse. Una delle mie transizioni preferite è questa, dove si trasforma a 3D. Fantastico. E poi se andiamo un po' più avanti, qui mostro anche come queste strutture qua riescono a supportare le pareti. E anche qua ho fatto un'animazione su come queste due la Come hai riescono a fatto a fare queste conquistare. animazioni? Con Microsoft 365 si possono fare un sacco di cose, tra cui anche queste animazioni molto particolari. In realtà è molto facile da fare questa cosa, tranne, vabbè, mettere uno a uno le linee. Per Sì, fare facile queste. per te perché lo sai fare, No, per io non fare lo so queste due fare. basta semplicemente mettere su transizione morphing. Cioè Faccio lui sempre. praticamente riassegna alle forme una Sì. disposizione diversa, come fa? Praticamente morphing trasforma, tra virgolette, la slide. E io per fare queste specie di scivolate duplico la slide e modifico le cose che voglio modificare. Così poi dopo si mettono tutti insieme in un modo molto carino. Ma anche i testi li hai fatti tutti te? Sì, i testi anche tutti scritti io. Adesso, se andiamo un po' più avanti, possiamo anche vedere come ho fatto la costruzione che poi ho fatto durante l'esperimento. Qua, per Ok. esempio, mostro i tre triangoli, come ho costruito la base, l'antenna, Ah, eccetera. pure l'antenna gli hai fatto. Eh sì, e E poi ho questo messo. è il Questa qua. risultato reale? Quello è il risultato reale. Poi qua ho fatto la conclusione, ho messo su i dati. E poi qua ho fatto una transizione con le foto, che ora Dei devo ancora. progetti che avevi preparato prima. Eh sì, che ora devo ancora un po' finalizzare, però Ok. dovrebbero scivolare così. Bello, bello, vai. Allora continua, buon lavoro. Ciao. Ciao.